Grazie Presidente. È proprio nella dichiarazione di voto, ovviamente favorevole, che vorrei rendere onore ai promissari acquirenti che sono qui in aula. Nel farlo vorrei rivelare un retroscena che è accaduto in questi mesi, uno dei tanti incontri in cui mi sono trovato come consigliere che ha seguito il tema, nella presenza del curatore fallimentare, dei delegati delle vendite all'asta. Ebbene, uno di questi signori si permise di dire all'ex assessore: ma lei non vorrà mica regalare le case così? Ecco, questa frase io in quel momento ovviamente non ero titolato a parlare, ma in ogni caso non era necessario rispondere. Lo stiamo facendo oggi qui, la risposta la stiamo dando così. E vorrei velocemente ricordare alcuni punti che sono stati mandati a questa maggioranza in un dossier da parte di un altro dei promissari acquirenti, prima che noi iniziassimo ovviamente la disamina, la verifica, il signor Fraglietta. Parto da uno degli ultimi, ma poi ricomincio dai primi, sarò breve in ogni caso. Se da un canto languono le denunce inoltrate da alcuni dei nostri legali, dall'altra procede speditamente il giudice dell'esecuzione, che oltre allo sgombero pretende 40-50 mila euro di indennità di occupazione a famiglia. Eravamo nel 2015, 40-50 mila euro allora, oggi sono diventati 90 mila e uno dei promissari acquirenti, che è qui presente, domani mattina si deve presentare proprio in Tribunale, indennità di occupazione, 90 mila euro, dopo aver pagato già l'appartamento. Abbiamo già detto che è una delibera del 2008 e nel 2003 comincia la costruzione di questo piano di zona. Gli atti di prenotazione risalgono appunto al 2003. I cittadini cominciano a versare quote che mano a mano diventano 100 mila euro a famiglia, per un totale, qui riporta, di 3-4 milioni di euro, solo da parte dei cittadini. Si arriva così al mutuo fondiario, il punto cruciale dell'annullamento con la Unipol, 3,5 milioni. Nonostante questo, il costruttore, tra il 2006 e il 2007, dichiara che non ha più una lira per fare le opere di urbanizzazione, infatti ad oggi non ci sono, non sono finite. 2006-2007. Durante i lavori lo scantinato edificio è stato ampliato fino all'autorità dell'8, con sbancamenti e demolizione di muri perimetrali già costruiti. Questi non hanno i soldi, però demoliscono e costruiscono altre unità immobiliari, ottengono varianti. Chiaramente che in mancanza di alternativa, i cittadini, i promissari acquirenti, sono costretti a chiedere, a pregare di avere le chiavi, perché siamo arrivati già al 2008. E gli appartamenti nel cartello al quale loro avevano creduto, un cartello pubblicitario del cantiere, che citava che gli appartamenti sarebbero stati consegnati a marzo del 2005. Stento a crederlo. È ovvio che il cittadino che comincia a pagare paga anche 100 mila euro, arriva al 2008 e dice al costruttore: mi dai le chiavi per favore, perché sono passati già 3 anni da quando mi avevi promesso di mi avresti dato l'immobile. Ma non finisce qui, perché arriviamo al 2009 e siccome il costruttore non Consigliere, c'aveva i cortesemente, soldi. solo se Sì, che gli no, cerco razionamento di sono essere 3 sintetico, ma è minuti. importante per Sono stato fare. molto flessibile con tutti, visto l'argomento, però mi deve fare la cortesia di... Grazie. Inizia un primo pignoramento, già nel 2009. Non vado oltre, semplicemente per ricordare che i presupposti per andare a risolvere il diritto di superficie e quindi fare in modo che l'amministrazione controllasse, verificasse l'attuazione di questo piano di zona c'erano tutti già dal 2006. Ora vorrei chiudere con un appello. La 167 fondamentalmente era nata per agevolare una fascia di cittadini,
ha agevolato tutti tranne che proprio quella fascia, anzi proprio quella fascia è stata la fascia più vessata. Questo non accadrà più con questa amministrazione. Quando noi parliamo di comunità, parliamo di una comunità in cui anche le banche, le finanziarie, i notai, tutti gli organi preposti, regione, comune e anche Stato, dove viviamo tutti quanti insieme nello stesso territorio, fanno comunità e ognuno fa il suo dovere. Soltanto così il cittadino può avere garantiti, ho finito, i suoi diritti. Questo è quello che sta facendo questa maggioranza. Oggi è un grande giorno. Ringrazio tutti per il lavoro che ognuno di voi ha svolto per ottenere questo grandissimo risultato. Grazie.